Bon, andiamo a provare a fare questo picchio morto. Dai, avanti. Ma è fangoso, picchio morto così non va bene. Troppo fango. Non è possibile. Per fare il picchio morto in queste condizioni bisogna avere dei copertoni da fango. Sì, ma qualche cretino ha creato quel scalino là, ancora più alto. Puoi farlo con copertoni normali. Perché è pericoloso questo sentiero. Vedete che prendiamo, vedo che qualcuno ha creato anche un'altra traccia. No, no, questa non è roba da farsi. Spaccatelai così tutta roccia. Che era tosto e tu non hai neanche l'ammortizzatore davanti. Ramarro! Sono riuscito a evitarlo. Probabilmente porta allo stesso punto. Servirà solo a saltare quel blocco di roccia. Eh sì, serve solo a saltare il blocco di roccia. Se a destra ti conviene, è più facile. Abbiamo fatto una variante facile. Spacca fuori tutto qua. Cavolo,
una roccia mi ha fatto partire la ruota. Stavo per perdere il davanti. Adesso deve esserci questa. Allora, normalmente io scendevo sempre giù di qua, ma perché questa via non era battuta una volta, ma poi ho visto che in video fanno spesso questa qua, così tutti. Infatti adesso voglio fare questa qua che non l'ho mai fatta. Questa qua ho paura che è bella tosta, ha un brutto discesone questa. Almeno da quello che ho visto le prime volte, ma no, neanche tanto. Almeno al momento non mi sembra granché. Brutto, una pacchia, una volta sembrava peggio. Sono andato fuori scia, ho dovuto fare lo scalino più alto. Bello questa variante, non l'avevo mai fatta, col fango soprattutto. Su Rio Brosa. Già finita. Allora, questo pezzo finale è stato bello, tutto il resto non mi è piaciuto, è stato modificato e poi con questo bagnato è... No, se cazzo ha piovuto, l'Opulis là è una merda, che cazzo vuoi andare a fare proprio... La parte bassa? No, neanche la parte bassa, io non faccio un cazzo io che sia a terra, no, ci vai da solo! No! Guarda che merda di... È solo un po' così, no? No, non vado a fare merdate oggi. Mancava solo che piovesse tutta stanotte. A spaccarmi una gamba che magari domani potrei andare in Cansiglio senza rompermi i coglioni che la fango non ce n'è. Dove? In Cansiglio. A parte che non so se... No, di solito dovrebbero essere puliti i sentieri su. Veramente, sto tempo mi sta veramente facendo girare i coglioni, non ne posso più! Non può piovere tre volte al giorno! Via dritto! Sono stanco, vabbè che fa fresco, ma stanco di sto clima! Veramente sto andando fuori di testa! Voglio uscire un po' tranquillo e farmi un trail tranquillo! Cioè, andare giù tranquillo per un burrone! Non dover anche preoccuparmi di dover scivolare ogni 10 centimetri. Cazzo! Già è brutto quello che faccio! No, sono stufo! Sono stufo! Non si può più fare niente, prima c'era il lockdown, adesso non puoi uscire perché ti piove in testa continuamente. Sono stanco! Sì! E metto anche i porchi stavolta! Perché sono stufo! Poi viene via la botta di caldo, ci sono 40 gradi e non puoi più uscire perché sennò ti viene l'infarto! E ti tocca stare a casa! Hai capito? Questo clima è peggio della mia prostata, porca. Sono stanco, guarda. Basta, non esco più io finché non arriva siccità. Non vengo più fuori. E ne ho le palle piene.